Sabato 18 ottobre, imperdibile apertura del Museo Hemingway e della Grande Guerra. Dalle ore 15 a Villa Cairizzo Luca, rievocazioni, letture e visite guidate. Palazzina in fiamme nella notte, paura per una famiglia di Masone, ingenti i danni. Ancora una montagna di rifiuti abbandonati in grappa, l'appello di Romano, servono regole comuni. Binari doppi sulla Venezia Bassano e una stazione più moderna, le richieste del sindaco Poletto dopo i disservizi ferroviari. Hemingway come scrittore è nato qui, il nipote commosso all'inaugurazione del museo ed è tornata in città la salma dell'alpino morto 70 anni fa in Polonia. Calcio, domani il Bassano riceve il Lumezzane per conservare il primato, hockey giallorossi in Champions dopo 5 anni. Buonasera a tutti, in apertura la cronaca, paura e ingenti danni nella notte a Mason per un incendio. Svegliarsi nel cuore della notte, alle 2, capire che manca la corrente elettrica e sentire puzza di fumo. Sono stati questi i primi segnali della notte di paura vissuta a Mason, in pieno centro. L'incendio è avvenuto nell'appartamento sopra l'edicola e negozio di alimentari di via Marconi, proprio di fronte al municipio. La titolare, in preda alla paura, sveglia i due figli che vivono con lei. Ci si rende conto subito che è in corso un cortocircuito al quadro elettrico. Il fumo e la foligine sono ovunque, ma soprattutto la porta d'ingresso della palazzina è in fiamme. Madre e figli corrono quindi a chiamare soccorso in strada, rivolgendosi al vicino bar di fianco. Si allertano il 115 e sul posto arrivano anche i carabinieri di Bassano. Serviranno quasi 3 ore ai vigili del fuoco per domare il rogo, mentre i tecnici dell'Enel iniziano il loro lavoro alle 3 di notte. Più che paura, il nostro è stato proprio panico, raccontano i titolari a microfoni spenti. Il primo pensiero è andato al negozio degli alimentari, a frighi e freezer che per fortuna non sono stati intaccati. Se non ci fossimo svegliati e il fuoco avesse raggiunto il gas, potremmo non essere qui a raccontarlo. Ancora rifiuti abbandonati in grappa, il comune di Romano invoca regole più uniformi nel territorio. 20 sacchi di spazzatura, provenienti apparentemente da Marostica, a vedere le buste utilizzate, abbandonati prima di arrivare al secondo tornante del Grappa in territorio di Romano. Sul posto arrivano la polizia locale, l'assessore all'ecologia Remo Seraglio e gli addetti dell'ufficio ecologia. Analizzano i rifiuti, per lo più carta e plastica, senza riuscire a identificare il trasgressore che, vista la mole di immondizia, potrebbe non essere uno solo. Un episodio tutt'altro che isolato, forse la diretta conseguenza di regole troppo rigide negli altri comuni. Al cittadino piace pensare di risparmiare su quanto deriva dal servizio di raccolta differenziata, per cui alcuni comuni hanno scelto di mettere un limite su quello che è il conferimento e questo porta a un esubero, visto la produzione di rifiuti, che viene smaltito in modi diversi. Ecco, dovremmo sederci attorno a un tavolo, ragionare su questo tema e cercare, insomma, di non procurare danno ai comuni che ci stanno attorno, perché sarebbe anche un ottimo segnale da dare a tutta la cittadinanza. Scontro frontale tra due auto nel primo pomeriggio sulla statale 47 a San Nazario, in località Merlo. 2 le persone condotte in ambulanza al San Bassiano con ferite apparentemente non gravi, rilievi della polizia stradale. Anche il sindaco di Bassano, Poletto, in campo contro le odissee ferroviarie dei pendolari. Raddoppio dei binari nel tratto più critico della linea Bassano-Venezia e ammodernamento della stazione cittadina. Sono le richieste che presenterà ufficialmente il sindaco Riccardo Poletto dopo i continui gravi disservizi analizzati ieri in un incontro con il portavoce del comitato pendolari Dario Berti. Sono emerse tantissime criticità, tant'è che abbiamo concordato insieme di concentrarci su alcune cose che diventeranno prima motivo di condivisione con altri comuni coinvolti e poi di forte richiesta alle società che gestiscono i treni e le reti, ma anche alla regione che ha un ruolo ovviamente molto importante. Il doppio binario è assolutamente necessario nella tratta da Noale a Maerne, quindi linea Bassano-Venezia, dove si arriva a una intensificazione di corse fino a 6 all'ora. Basta che sia un leggero ritardo e scatta la soppressione di una corsa, perché poi non c'è più il tempo fisico di farla passare. Inoltre, su alcune, tra le tante criticità che presenta la nostra stazione di Bassano, riteniamo che le principali siano legate alla mancanza dell'ascensore che porta appunto ai binari e alla mancanza delle pensiline che impedisce di aspettare al riparo da pioggia o altre intemperie direttamente sul binario l'arrivo del mezzo.
L'arte letteraria di Ernest Hemingway è nata ai piedi del Grappa grazie alla dolorosa esperienza della Grande Guerra. Ne è convinto il nipote del premio Nobel, oggi a Bassano per l'inaugurazione del museo dedicato al nonno. Un ospedale da campo, una ambulanza esattamente come quella che guidava Ernest Hemingway nel 1918 qui a Caerizzo a Bassano. È questa l'ambientazione che ha accolto quest'oggi gli ospiti della inaugurazione del museo Hemingway e della Grande Guerra in Villa Caerizzo. Per questa importante inaugurazione è stato con noi il nipote di Ernest Hemingway, John Hemingway, che ci ha rilasciato questa intervista. È iniziato tutto qui, perché la Grande Guerra ha formato, ha plasmato questo uomo. Cioè, mio nonno è un personaggio mondiale che è stato, cioè, qui, Cuba, Spagna, Africa, Key West, però come artista è iniziato qui. Nel centenario della Grande Guerra è importante che nel territorio si trovi un centro che può diffondere cultura su Ernest Hemingway, ma anche sull'esperienza della Prima Guerra Mondiale, così come ci conferma il presidente della Fondazione, Ernest, Alberto Luca. Sì, Bassano, che è un crocevia di quello che fu il primo conflitto, è un incrocio di storie e di tradizioni. Naturalmente fa da sfondo la guerra e tutto ciò che è connessa ad essa. E oggi, dopo 70 anni, è tornata a casa la salma dell'alpino Pietro Perin. Una piccola bara rivestita del tricolore, un volo speciale dal cimitero militare italiano Bielany in Polonia fino al Marco Polo di Venezia, con il saluto delle autorità e dell'assessore regionale Elena Donazzan. Poi la strada di casa, fino al cimitero di Santa Croce. L'alpino Pietro Perin è ritornato nella sua Bassano dopo 72 anni dalla sua partenza per il fronte jugoslavo, tra la commozione dei familiari che non lo credevano possibile. Bisogna provarle in prima persona per capire l'entità dell'emozione, quanto sia forte. Mio zio era una persona comunissima, umile, non a caso tutto il clamore oggi, non so se lo aspettasse, visto che era molto mesto, se non che è stato chiamato alle armi. Poi nel 1942 è andato sui Balcani, è stato fatto prigioniero nel 1943 dopo l'8 settembre e deportato in un campo di concentramento ai confini con la Polonia. Di immensa gioia il fatto di averlo riportato non soltanto in patria, ma riportato nella sua terra. Per la tua... Sport, calcio, il Bassano capolista riceve domani alle 15 al Mercante il Lumezzane per cercare di proseguire la striscia positiva. Tra i giallorossi assenti Zanella squalificato, Ingegneri infortunato, in forte dubbio capitano Iocolano. E nell'hockey su pista il Bassano torna protagonista dopo 5 anni in Champions League. Ospiti domani alle 21 al Palasport i francesi del Quever, primi da soli in classifica nel campionato transalpino. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, alle prossime edizioni, arrivederci. Sabato 18 ottobre, imperdibile apertura del Museo Hemingway e della Grande Guerra. Dalle ore 15 a Villa Caerizzo Luca, rievocazioni, letture e visite guidate.